Una colluttazione al culmine di una lite per motivi condominiali, a causa della quale Afzal Hossain Kokan, il bengalese di 44 anni, ucciso giovedì scorso in via Gran Sasso a Pescara, sarebbe stato attinto involontariamente dal coltello di un suo connazionale. Questa è la versione resa stamani al GIP Francesco Marino, alla presenza del PM Andrea Papalia, di Brahim Dabil, marocchino di 63 anni, accusato di aver accoltellato a morte il bengalese dipendente di una panineria in centro. Questa lite unicamente dal fatto che questi soggetti di altra etnia intendevano cacciarlo dall'appartamento in cui lui aveva affittato una stanza da vario tempo, e quindi a causa di questo motivo spesso lo assalivano. Lo aggredivano in più occasioni. In quell'occasione c'è stata quell'aggressione e lui ha cercato di difendersi, ma assolutamente non ha utilizzato il suo coltello. Dichiarato che di essere in grado di riconoscere questa persona che con il proprio coltello, a causa di forse anche non volontariamente, ma lui per difendersi. Allora, adesso io non lo so. Questo il problema dal punto di vista non volontariamente, l'altro adesso non lo so. Lui dice di aver spinto questo soggetto che lo aggrediva contro questo bengalese o del Bangladesh, non so quell'etnia, che aveva il coltello in mano, e in seguito al quale c'è stata questa poi colluttazione con il coltello. Questo è quello che lui ha dichiarato e ha inteso dichiarare. Dabi ha anche escluso che sia stato il suo coltello a trafiggere a morte la vittima, tesi questa che dovrà essere confermata o smentita dai rilievi del RIS sull'arma. Intanto il GIP Marino ha convalidato il fermo per Dabi, che resterà dunque in carcere a San Donato. Io questa mattina l'ho visto per la prima volta. Ho parlato con lui 2 minuti prima di essere ascoltato, quindi dobbiamo un attimino andare con l'interprete, perché abbiamo avuto difficoltà ascoltare lui perché non conosce bene la lingua italiana.